Allora, si è conclusa ieri la causa che ha intentato la società Ali S.p.A. contro la DL Cobas e alcuni lavoratori iscritti alla DL, una trentina, e si è conclusa con il rigetto delle domande presentate da Ali. La vicenda è questa: la DL Cobas, con i propri iscritti che sono dipendenti di due società a cui Ali ha dato in appalto i servizi di facchinaggio dei magazzini, hanno proclamato e poi effettuato uno sciopero di 3 giorni in marzo. Questi lavoratori non sono quindi dipendenti di Ali, ma sono dipendenti di due società a cui Ali ha dato in appalto la gestione del magazzino, cioè il centro, il punto centrale e strategico del proprio sistema di approvvigionamento. Ci troviamo quindi nel mondo degli appalti, il mondo degli appalti della logistica, in cui l'appalto appunto è uno strumento molto, molto diffuso perché consente, o si crede che consenta, una riduzione dei costi del personale e della gestione, ed è un mondo che è caratterizzato da un continuo avvicendamento delle società a cui questi servizi vengono affidati. Questo comporta una continua instabilità per i lavoratori di questo settore che ogni anno, ogni 2 anni, ogni 3 anni si trovano a cambiare rapporto di lavoro, cambiare datore di lavoro, quindi ripartire da zero, perdendo quindi tutte le piccole garanzie e miglioramenti che avevano ottenuto negli anni precedenti, perché vengono assunti da una nuova società a cui viene affidato sempre però lo stesso servizio di appalto. Quindi ci sono lavoratori che lavorano sempre negli stessi magazzini, che fanno sempre le stesse mansioni, ma che ogni 2 o 3 anni cambiano datore di lavoro, con tutte le conseguenze ovvie che questo può comportare. È in questo contesto quindi che si è realizzato questo sciopero. Perché? Perché le organizzazioni sindacali e la DL con particolare intensità stanno cercando di introdurre in questo mondo quella che si dice la cosiddetta clausola sociale, cioè un impegno che consenta di garantire un minimo di continuità lavorativa ai lavoratori che sono addetti a questo tipo di servizi e che quindi non debbano soffrire di un arretramento delle condizioni di lavoro ad ogni cambio appalto. È in questo contesto che si è aperta una lunga trattativa con Ali. La trattativa era giunta a una fase di stallo. ADL e i suoi iscritti proclamano quindi uno sciopero e scioperano per 3 giorni. Naturalmente questo comporta una serie di disagi che sono la conseguenza ovvia di uno sciopero. Questi disagi sono collegati soprattutto alla stensione dal lavoro, significa che i magazzini, che poi sono il centro strategico necessario da lì per procedere all'approvvigionamento dei propri supermercati, sostanzialmente si fermano. Ci sono anche dei presidi fuori dai cancelli, ci sono delle manifestazioni di protesta. Ali reagisce in 2 modi, apparentemente in contrasto tra di loro, cioè da un lato dichiara finalmente di voler aprire il tavolo della trattativa, tant'è che manda invia alla prefettura una richiesta di convocazione del tavolo di trattativa proprio sugli argomenti che erano oggetto della protesta e la protesta quindi smette immediatamente. Dall'altro però e contemporaneamente deposita un ricorso al Tribunale di Padova d'urgenza in cui si chiede al giudice di ordinare ai lavoratori di cessare di tenere una serie di comportamenti che comporterebbero gravissimi danni ad Ali. Si tratta di una reazione che è molto forte e che ha chiaramente uno scopo di spaventare i lavoratori, perché che cosa fa la società? Chiede ai lavoratori un risarcimento di centinaia di migliaia di euro per i danni subiti da lì a causa del fermo del magazzino. Si tratta quindi di una richiesta di risarcimento danni di entità enorme, fatta a lavoratori che stanno invece esercitando illegittimamente il diritto di sciopero per migliorare le proprie condizioni di lavoro, un diritto che è tutelato in Costituzione, cioè che è considerato da tutti e da sempre lo strumento principe per i lavoratori per ottenere dei miglioramenti delle proprie condizioni. Ecco, siamo giunti alla fine di questa causa, che nonostante lo sciopero fosse terminato immediatamente
Ali ha voluto coltivare ugualmente e naturalmente il giudice in queste condizioni non ha potuto che dare torto alla società, cioè rigettare le domande. Lo scopo dell'azione giudiziaria era quindi evidente, visto che lo sciopero era già cessato. Lo scopo era quello di spaventare i lavoratori e farli desistere dall'utilizzare sia in quel momento, ma in quel momento avevano già smesso di utilizzarlo e quindi soprattutto in futuro farli desistere dall'utilizzare quello che è lo strumento più efficace e previsto addirittura in Costituzione per migliorare le condizioni di lavoro e tutelare i propri diritti. Sì, per completare il quadro della situazione e per raccontarvi anche altre due cose che sono successe nel frattempo, cioè mentre la causa era in corso avanti il Tribunale di Padova, nel giugno, nei primi giorni di giugno di quest'anno, Ali nel frattempo ha ritenuto anche di intraprendere delle trattative con le altre organizzazioni sindacali, cioè CGIL, CISL e UIL. Preciso che uno dei motivi per cui Ali è così preoccupato dell'azione di ADL nei suoi magazzini è il fatto che la maggioranza dei lavoratori sono appunto iscritti all'ADL e quindi come dire, la controparte sindacale più forte nei magazzini di Ali è appunto il sindacato, l'Associazione di Difesa dei Lavoratori. Cosa pensa Ali allora? Di aprire un altro fronte che è quello di tentare di trovare una soluzione diciamo che preveda degli accordi in sede sindacale in cui coinvolge CGIL, CISL e UIL, la provincia di Padova e anche la regione. Questi accordi portano alla stesura di un protocollo che è stato firmato appunto nei primi giorni di giugno del 2017 e che riguarda l'aspetto del cambio di appalto nei magazzini di Ali e la questione dello sciopero. Quindi, guarda caso, proprio i due temi che erano alla fonte della protesta dei lavoratori dell'ADL sfociati negli scioperi di marzo e oggetto della causa di cui l'avvocato Gasparini vi ha appena parlato. Questo protocollo cosa prevede? Prevede che sostanzialmente ci siano dei criteri attraverso i quali, nel caso di cambio di appalto, verranno selezionati i lavoratori che passeranno ai nuovi soggetti appaltatori. Questi criteri che sono stati concordati appunto con CGIL e CISL e UIL sono dei criteri che passano attraverso la valutazione della produttività, delle eventuali procedure disciplinari che i lavoratori hanno subito e eventualmente anche in base alle, diciamo, all'intensità delle malattie che i lavoratori hanno subito nel corso del rapporto. Questa regolamentazione molto complessa e che lascia spazio a molta discrezionalità nella valutazione di quali lavoratori devono passare e quali no, è curioso che questo tipo di trattativa e di accordo sia stato formalizzato proprio ora da parte di Ali e degli altri soggetti sindacali. Curioso fino a un certo punto, perché proprio nel luglio del 2016 è stata introdotta nell'ordinamento italiano una normativa che, a differenza del passato, garantisce ai lavoratori impiegati in un appalto di passare al nuovo appaltatore, salvo casi eccezionali. In sostanza, è una normativa che l'Europa ci ha imposto proprio per evitare quello che in Italia succedeva continuamente, cioè il fatto che i cambi di appalto fossero l'occasione per eventuali licenziamenti, per espellere dai cantieri lavoratori meno diciamo, comodi per il committente o per le ditte titolari degli appalti. Allora, proprio in questo panorama in cui l'Europa ci impone in sostanza di garantire la stabilità nei cambi di appalto al personale impiegato, Ali riesce a trovare una controparte sindacale in CGIL e CISL e UIL per restringere queste regole nuove che prevedono il passaggio automatico o quasi dei lavoratori nel cambio appalto. Ripeto, le regole previste da questo protocollo, a nostro parere, sono illegittime in parte, molto pericolose in altre parti e comunque non se ne vedeva più la necessità di una tale regolamentazione proprio perché si sarebbe dovuto invece procedere eventualmente sulla linea indicata dall'Europa e dalla legislazione italiana che ha, come
ha acquisito i principi che l'Europa ci ha imposto. Con l'occasione, nello stesso protocollo d'intesa firmato con CGIL e CISL e UIL, Alì, e anche in questo caso la questione non è così strana, introduce anche il tema della regolamentazione del diritto di sciopero. Nel settore della logistica lo sciopero non ha particolari limitazioni e si coglie l'occasione con questo protocollo, e forse come dire, in conseguenza di quanto è avvenuto a marzo con gli scioperi di ADL, per concordare con CGIL e CISL e UIL delle regole molto stringenti sull'esercizio del diritto di sciopero. Qui sì c'è una cosa curiosa, perché CGIL e CISL e UIL di scioperi ne proclamano ultimamente decisamente pochi, forse nella logistica non ce ne ricordiamo neanche uno di sciopero indetto da CGIL e CISL e UIL. Quindi i soggetti che lo sciopero non lo utilizzano si mettono al tavolo a sottoscrivere un protocollo nel quale regolano l'utilizzo del diritto di sciopero, che verrà però probabilmente esercitato da altri. La cosa lascio a voi pensare che cosa voglia dire, e riteniamo che anche questa regolamentazione sia una regolamentazione davvero poco opportuna e che sostanzialmente è finalizzata a rendere quasi inutilizzabile questa forma di conflitto e di protesta qual è lo sciopero. Infatti sono previste delle procedure molto macchinose per poterlo indire, il fatto che non sia non possa durare più di un giorno, che non sia ripetibile se non dopo un X di giorni di intervallo, che devono essere convocati tavoli su tavoli per discutere prima di poterlo effettivamente esercitare questo diritto. Quindi a nostro parere anche questa regolamentazione del diritto di sciopero è il tentativo, l'ennesimo da parte di Alì, di cercare sostanzialmente di neutralizzare quella conflittualità che ultimamente l'ADL e i lavoratori ai sei iscritti hanno esercitato nei suoi magazzini per tutelare i loro diritti e per migliorare le condizioni di lavoro.